Beh, visita molto concreta, fruttuosa e costruttiva, un rapporto molto solido con il ministro Sangiuliano. Annunciammo già all'epoca della firma dell'accordo di coesione con Giorgia Meloni il finanziamento per il teatro, per completare la ricostruzione del teatro stabile, e oggi si firma e stiamo appunto per trasferirci a Palazzo Margherita proprio per questa cerimonia. Abbiamo visitato anche la chiesa di San Filippo con il teatro che pure lì deve terminare l'allestimento. Siamo stati in altri centri importanti che segnano l'identità culturale e storica del nostro territorio, da Capistrello al Castello di Balsorano, dove pure ha detto parole importanti su un impegno a valutare l'istruttoria per una possibile acquisizione al patrimonio pubblico di quel maniero così importante. Alba Fucens è un ministro della cultura che in 3 mesi torna 2 volte ad Alba Fucens. Io credo che la nostra comunità non lo ricordi da mai vista una tale presenza e attenzione di un ministro della cultura per il nostro territorio, e quindi siamo ben felici e contenti che il ministro Sangiuliano abbia questa attenzione, questa dedizione all'Abruzzo. Stiamo cercando di costruire con lui appunto i passaggi per rafforzare la cooperazione e la collaborazione. La capitale della cultura del 2026 all'Aquila ci dà l'occasione anche di recuperare il bellissimo progetto di Pescina. Oggi siamo stati anche alla Casa Museo di Ignazio Siloni a Pescina per arricchire il cartellone artistico-culturale dell'evento che vedrà l'Aquila protagonista durante tutto il 2026, e anche per questa ragione oggi insieme al Ministro stiamo incontrando i sindaci dei comuni finalisti in tutta Italia e degli altri comuni del territorio, perché questo prestigioso riconoscimento non riguarda solo la città capoluogo, ma la città dell'Aquila interpreterà e sta interpretando fino in fondo il suo ruolo di città-territorio.